Ciao a tutti carissimi, oggi un appuntamento davvero straordinario, da non perdere e guardare fino alla fine. Una puntata sulla storia della dance targata anni 90. Lui è un DJ producer internazionale, tra i più famosi, bravo, più di tutto. Ci ha fatto innamorare della techno, della progressive dream e non solo, è una vera leggenda della Italo Dance. Sto parlando, anche se ormai lo avete già capito, sto parlando di Mario Piperno, alias Mario Più, la leggenda, il Marione nazionale. Rimanete incollati al video perché di cose da ascoltare ce ne avremmo tantissime. Mario Più muove i suoi primi passi insieme a Francesco Farfa e Andrea Giuditta all'Imperiale, club famoso che ha segnato profondamente il popolo della notte, famoso anche per i suoi after hour di 12 ore chiamate mezzanotte, mezzogiorno, fantastici. Ma questo fu solo il trampolino di lancio per il grande Marione nazionale che già nel 1992 approdò all'Insomnia. E non in una serata qualsiasi, ma bensì a lui fu affidata la sera inaugurale del club Insomnia, e precisamente il 26 di settembre del 1992. Da lì in poi comincia la leggenda chiamata Mario Più, suonando in tutti i club più famosi d'Italia e del mondo. Naturalmente comincia anche la grandissima e storica collaborazione con Franchino, il grande vocalist per eccellenza di quelle notti. Ascoltate, ma soprattutto guardate un po' cosa vi ho trovato. Magia, magia. Siccome io non posso portarti con me, perlomeno tu, portami via. Fammi volare. Sopra le nuvole, sopra le nuvole c'è il sole, the sunshine in the night. Ovviamente e parallelamente a tutto questo incominciava anche la sua carriera di DJ producer. Precisamente nel 1995 fu chiamato a Brescia da Gianfranco Bortolotti e Mauro Picotto, che lo vollero a tutti i costi nella scuderia BXR, nota etichetta della Media Records. E sinceramente quel gran genio di Bortolotti non si sbagliò. Infatti nel 1996 arrivano subito i suoi primi due grandi successi, che apriranno il filone della Mediterranean Progressive, detta anche Progressive Dream in Italia, a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro. Il primo con Mass Experience, eccolo qui, e subito dopo arriva Dedicated, ascoltiamolo. Naturalmente arrivano anche le prime collaborazioni. E che succede se metti insieme due leggende, due colossi, due DJ producer? Mauro Picotto insieme a Mario Più nel 1997 fanno uscire, compongono No Name, un successore. Ma oltre a questo, e in onore soprattutto del club Imperiale e del suo popolo della notte, Mauro Picotto, sempre insieme al grande nostro Marione nazionale, incidono anche il singolo Imperiale. Siamo arrivati al 1997, periodo cruciale in cui la BXR voleva di più, voleva guardare più a lungo ed entrare anche lei nel grande settore più commerciale e popolare. Come? Semplicissimo, unendo alle sonorità progressive la voce di una vera cantante fatta in carne ed ossa. Si affida tutto il progetto a Mario Più,
che grazie alla fantastica voce di Stefania Di Stefano, alias Moore, produce sempre con la VXR ben 4 singoli. Il primo in assoluto è All I Need del 1997, con il quale si comincia un po' a testare il riscontro della gente e delle radio. Un riscontro molto positivo, tanto che il secondo singolo fu un successo notevole. Parliamo di Forever With Me del 1999, lui è sempre Mario Più insieme a Moore. Rimaniamo sempre nello stesso periodo, a distanza di pochi mesi, ma sempre nel 1999 arriva un altro grande successo, firmato sempre dallo stesso binomio, ormai famoso in tutta Italia, Mario Più e Moore, con il singolo Runaway. Ma ora, arrivati a questo punto, dobbiamo fermarci un attimo solo, perché Mario Più dovrà fare una scelta musicale molto importante per la sua carriera. Continuare a cavalcare l'onda del crossover, del commerciale e del popolare, oppure ritornare a produrre musica detta tra virgolette di nicchia, continuando così a potersi esibire e suonare nei club più famosi d'Italia e del mondo. Lui ovviamente sceglie quest'ultima e fu sicuramente la scelta giusta, tanto da ributtarsi completamente nella sua musica a cui era fortemente e profondamente legato. Vi racconto soltanto una piccola curiosità. Era una sera nella VXR a Brescia. Che succedeva? A un certo punto stava Mario Più nel suo studio di registrazione della VXR e a un certo punto si sente il classico rumore agli altoparlanti, alle casse monitor dello studio, il rumore dell'interferenza telefonica di un telefonino. Vedete quando c'è un telefonino vicino a una sorgente, un altoparlante, emette quell'interferenza così fastidiosa a quel tempo che era, e insieme anche uno squillo. Questo telefono dopo si mise a squillare. Bene, non ci crederete, ma presero l'idea lui e il maestro Remondini, in 2 ore buttarono giù un successo stratosferico, una hit prodotta nel 1999 ma che ebbe un successo straordinario in Inghilterra a cavallo tra il 2000 e il 2001, entrando nella top 5 del Regno Unito. Questo singolo si chiama Communication. E ovviamente in una storia professionale così bella non poteva mancare il fiore all'occhiello, la perla, o meglio il singolo a cui Mario Più è legato maggiormente. Infatti, da una sua diretta dichiarazione, pare che il pezzo a cui sia più affezionato sia Techno Harmony. Lo conosciamo tutti, nato nel 2000, una vera traccia techno con un'armonia davvero accattivante. Beh, in effetti non ho detto nulla di nuovo perché è già scritto nel titolo, Techno Harmony. Non ci scordiamo però di una cosa molto importante, che nella primavera del 1997 Mario Più insieme a Rick Leroy, Joey Kitty Conti, Franchino, Zichi e Luca Pechino sono i protagonisti delle notti italiane più alternative. Si uniscono ed insieme anche a Leonardo, nelle vesti di manager, danno vita al progetto Metempsicosi, un team unico nel suo genere che ha rappresentato e rappresenta tutt'oggi un polo centrale della scena club italiana. Ma su questo argomento della Metempsicosi ci torneremo presto, perché ho intenzione di fare un altro video apposta. E siamo arrivati alla fine. DJ Bestino vi saluta, vi dà un grandissimo abbraccio. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e rimanete sempre collegati per sapere info sul Italo Dance Italiana, sulla storia della dance italiana. A presto, ragazzi!